quella che poteva essere davvero una tragedia che è fortunatamente solo stata sfiorata, ma che si è consumata appunto questa mattina ad Elice, comune in provincia di Pescara, dove un ultraleggero partito dal campo di volo autorizzato del comune si è schiantato poco dopo il decollo, finendo nel parco di un'abitazione privata dove fino a qualche minuto prima stavano giocando dei bambini. Come riferisce il sindaco di Elice, Gianfranco De Massis, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, l'impatto, che secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuto a causa di un vuoto d'aria che ha fatto perdere il controllo al pilota del velivolo, è avvenuto in zona Lungofino, di fronte allo stabilimento MAR che si occupa di catering nell'ambito della ristorazione. Salvi il pilota e il passeggero dell'ultraleggero, due abruzzesi dell'associazione Avio Club di Elice, che sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo aver riportato fratture e contusioni che non sembrerebbero di grave entità. I due uomini, di cui uno pensionato di Città Sant'Angelo, non hanno mai perso conoscenza. Tanta la paura invece per i proprietari dell'abitazione e del parco su cui è precipitato l'ultraleggero, che nella caduta ha sfiorato il tetto di una casa, la casa del giardino in questione dove stavano giocando appunto anche i bambini, evitando anche un traliccio dell'alta tensione che era poco distante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monte Silvano e Città Sant'Angelo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche con l'ausilio di un elisoccorso.